Il mio nome è Jen. Jen, sono una dolcetta. Bella, sei perfetta. Jen, gioco a dolce flirt. Vesto una maglietta. E certe volte lo sai. Sono una saetta. Il mio nome è Jen, e vado sempre un po' di fretta. Metto una berretta. Sono qui per voi. Jen, provo sempre un'emozione. Jen, quando gioco a un otome. Jen, gioco sempre con passione. Jen, e con molta decisione. Na 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 na. Sono un tipo esuberante, gioco qui per voi. Sei dolcissima e rampante, non deludi mai. Scegli il tuo flirt. Va bene, ok. Mi affrettai a tornare nella mia camera da letto. Non va? Ok. Ah, è vero, si muove anche la dolcetta. Oh, Maria. Ok, va bene, sono calma, va tutto bene. Credo di stare bene. Quindi ho bisogno di un vestito adatto. Quindi ho bisogno di un vestito adatto per il mio primo giorno di lavoro. Io non so dove devo schiacciare. O dovunque, va bene. Boh, scusate, devo comprendere. Spero che la sbarra non dia fastidio, non dia troppo fastidio davanti allo schermo, non lo so. Forse dopo devo diminuire lo schermo, così è tutto meno pesante. Cioè, le cose si, cioè, sono meno pesanti per lo schermo, non lo so. Ok, semplice ma con un tocco originale. Oh, bontà divina, ok? Che grande. No, raga, è troppo gigante così per me. Mi sa. Hai raggiunto un passaggio cruciale nel tuo episodio. Scegli l'outfit giusto a seconda della cotta che vuoi attrarre. Si tratta di un requisito essenziale per vincere la tua illustrazione dell'episodio. Gli abiti che compri quando giochi a un episodio per la prima volta sono sempre acquistati con PA e ad un prezzo ridotto, solo per te, quindi divertiti. Ok. Quando giochi a un episodio per la prima volta sono sempre acquistati con PA. E ad un prezzo ridotto solo per te, quindi divertiti, va bene.
Sarai in grado di trovare tutte le variazioni di colore dell'outfit scelto disponibile per l'acquisto nel tuo armadio. Se vuoi ottenere gli elementi degli altri abiti. Scusate, ho paura che mi si blocchi tutto perché lo schermo è veramente troppo grande e si muove tutto e non ce la posso fare. Se voglio ottenere gli elementi degli altri abiti dell'episodio, dovrei farlo replay l'episodio o sblocca l'abito alla fine dell'episodio con i tuoi cuori. What? Se vuoi ottenere gli elementi degli altri abiti dell'episodio, dovrei farlo con un replay o sblocca l'abito alla fine dell'episodio con i cuori. Ok. Ok, è strana questa cosa. Quindi alla fine dell'episodio io posso sbloccare la tenuta di, non so, Roy, ad esempio. E se faccio un replay non la pago poi, perché ce l'ho già, non so. Troppe cose. Ma per oggi non c'è problema, c'è solo un outfit da scegliere, quindi via. Sì, con calma però. Voglio dire. 40 invece di 80, sceglierò questo vestito ma lo metterò sul mio avatar più tardi. Ah, così posso tenermi il mio top da Winx. No. No, lo devo mettere per forza. Prezzo speciale prima giocata. Ok. Ah, i pack se ne vanno. Tutto che carica. Io ho paura, io ho paura. Che mi si blocchi tutto. Lo adoro. Questo sembra l'equilibrio perfetto. Ok, mi sa che devo diminuire lo schermo perché qui mi si blocca tutto, penso. Cioè, vedo tutto che si sposta. Lei che ha le espressioni, tutto lo schermo che si sposta, non lo so. Non lo so, cioè io ho paura di dover fare un replay. Ecco. E no, non lo posso fare. Perché i pa sono pochi e le scelte costano 220 pa. Vabbè, andiamo un po' avanti, vediamo come la va. Lo adoro, questo sembra l'equilibrio perfetto. Quella rotella che gira mi terrorizza, c'ho paura. E io che volevo pure fare la live, cioè giocare a New Gen in live, ma siamo matti, ma stiamo pazziando. No, è una cosa infattibile, cioè già il New Gen è pesante, con la live, ciaone, ciao Onyx. Devo solo andare a prendere l'autobus se non voglio fare tardi. Va bene. Vai a prendere l'autobus per andare. Vedi questo, questo mi terrorizza. Sei stupenda, va bene, vai. Arriverai in ritardo. Sì. Sì, presentò un'altra faccia amica. Ah, ho capito. Taki entrò in salotto, suonando il clacson a squarciagola. No, non penso. Non penso che possa farlo. Clacson, clangon, starnazzando? Che verso fanno le oche? Tubando a squarciagola? No, non lo so. Come si dice quando le oche fanno qua qua? Quando i bambini fanno. Oh! Quando le oche fanno qua qua? No, io sto male, io sono già arrivata, non ce la faccio già più. Ma sì, dai, in fondo sei carina a vederti così. Se non mi avessi preso 50 gemme, nel tutorial, mi saresti anche simpatica, sai? Che mi ha fatto scambiare. Sono stata obbligata a scambiare 50 delle mie gemme per 250 pa. Pa. 250 pa che non mi servivano. E ho perso 50 delle mie gemme. Cioè mi ha preso un mese di accumulo praticamente. 20 giorni di accumulo gemme.
Io non sapevo che le gemme fossero così preziose perché non avevo ancora visto il calendario, quindi ho fatto lo scambio, altrimenti non l'avrei mai fatto. Non avevo capito che dessero 60 gemme al mese e che le scene speciali costassero 120, quindi il doppio. Vabbè. Ecco. Quindi ti dovrei conquistare la mia fiducia, la mia simpatia. Non penso che accadrà mai comunque. Non penso che ti perdonerò mai. Comunque, non so che suono fanno le oche. Fanno qua qua, starnazzano. Vabbè, Taki entrò in salotto starnazzando a squarciagola. Ma starnazzare è il movimento. Vabbè, non mi viene il termine adesso, ok? È venuta ad augurarti buona fortuna? Lady non hai bisogno di fortuna. Lady non ha bisogno di fortuna, ha tutto il talento di cui ha bisogno. Ma è comunque bello, grazie Taki, ti racconterò tutto quando torno a casa stasera. Oh buon Dio. Meno male che avevo tolto l'effetto sfocato. Per togliere nelle impostazioni, per togliere più cose possibili. Visto che non posso togliere le animazioni purtroppo. Non si sa perché. Ma certo che non ho bisogno di fortuna. Mi ha raccomandata mia madre. Cioè, nel senso. Certo che ho il posto assicurato. Vabbè, niente. La mamma mi prese tra le braccia e mi abbracciò forte. Si è visto lo scheletro del disegno. Molto bene. Buon divertimento a Londra. Salutami, Yelena. Li ho salutati tutti prima di partire alla conquista della mia nuova vita. Ma stai zitta e muoviti, che qui non ce la faccio più. Allora, vediamo, adesso che non ci sono più animazioni, vediamo un po' l'ambiente circostante. Sì, ok, la piscina. Ok. Poi abbiamo zona residenziale, ah, quella è l'uscita, quindi questa è la mia stanza, camera, dove eravamo prima, ok. Faccio ancora un pezzettino, non lo so, spero che si veda qualcosa, che non sia tutto troppo lento. La fermata dell'autobus è qui, devo prendere la riga 57. Vai in centro se non sbaglio. Non ho ancora avuto il tempo di visitare Amoris con disfare le mie scatole e la piscina. Ti sei distratta un po' a prendere il sole? Vedi che è lento. Oh, signor. Beh, che ne dite? È la mia figlioccia preferita? Zio Archibald, non mi aspettavo di vederti qui. Cosa ci fai in questo quartiere? Ho mai fatto il nome di un mio lontano parente? Agatha? Mi sta caricando troppo, mamma mia. Vabbè, spero che stiate vedendo. Al massimo dopo rimpicciolisco lo schermo. Scusatemi per tutte queste cose tecniche. Tutti questi contrattempi. Se mi avessero messo il tasto per disattivare le animazioni, era tutto risolto a quest'ora, però vabbè. Ma perché io ho tolto l'effetto sfocato e lui me lo sta mettendo? Non lo so, non lo so, guarda. Anzi, lo guardiamo qua. Qualità bassa, texture bassa, 30, 720, disabilita gli effetti sfocati nell'interfaccia. E io non so cosa dirti, guarda. Non lo so, non lo so, ci sono dei problemi. Ho mai fatto il nome di un mio lontano parente, Agatha? Non ricordo. Oh, aspetta, sì, capisco. Lei è quella che è piuttosto eccentrica? Is the best. Sì, è lei, è una vera fata. Non so se sia una vera fata, ma ha decisamente l'abbigliamento e il fascino. Tuttavia, mi ha spesso invitato a visitare Amoris, cosa che trova affascinante.
Quando ho saputo che anche tua madre si è accampata qui, l'ho preso come un segno. Ed eccomi qui, esplorando felicemente i viali e i sobborghi di questa piacevole cittadina. Bontà divina. Non sapevo però che anche tu hai preso la residenza qui. No. Adoro lo zio Archibald, ha sempre un regalo per me. Se mi avesse dato, se mi desse la tenuta coordinata sarebbe carino, però no. Purtroppo dà solamente il vestito per Taki. Se incontrate zio Archie durante un episodio e tu fai le scelte di dialogo corrette, si otterrà un nuovo costume per me. Lo troverai automaticamente nel mio armadio. Se non ottieni il mio costume questa volta, puoi sempre farlo riprovando, rivedendo gli episodi più tardi, ma confido che farai le scelte giuste. Vedi che mi sta sul ca? Ma non lo so. Questa volta la scelta è facile perché c'è solamente una tenuta. Allora vai. Sì, ma stai calma, cioè un attimo. Sì, è prepotente come le oche, proprio, come i cigni. Che ti puntano e non ti lasciano andare, non si sa neanche perché, che cosa ti ho fatto. Vabbè. Se non ottieni il mio costume questa volta, puoi sempre farlo. Riprova rivedendo gli episodi più tardi, ma confido che farai le scelte giuste. Con un replay, intendi? Non lo so, non si capisce. Oh, stiamo calmi. È molto recente, sono appena arrivata qui. Beh. Per ora vivo con la mamma. Non avevo scelta, ad essere onesti. Ok, penso di dover fare questa qua. Mi sembra di ricordare. È molto recente, sono appena arrivata qui. Beh, per ora vivo con la mamma. 40, 40, 40. Mi sa di sì, sai? O la terza. Non avevo scelta, ad essere onesti. Già, è molto recente, sono appena arrivata qui. Beh, è molto recente, sono appena arrivata qui. Beh, per ora vivo con la mamma. Dovrebbe essere. Se senti parlare di qualcuno che sta affittando un appartamento a un buon prezzo, in realtà non mancherò di fartelo sapere. Di farvelo sapere. Siamo in Bridgerton. Non mancherò di farvelo sapere. Ma il tuo ritorno è in realtà una felice coincidenza. Mi capita di avere qualcosa per te. Frugò nella sua borsa per un attimo prima di porgermi un pacco. Tenuta worky worky. Oh, non ho letto, ho schiacciato per sbaglio. Davvero, grazie mille. Non è un regalo per me, purtroppo, è solamente per Loca. Io pensavo che ricevessimo il vestito coordinato, cioè anch'io ricevessi quei tre pezzi, cioè la camicia, la valigetta e gli occhiali, invece no. Peccato perché volevo quello dell'episodio 2, il tenuta delivery, che Taki ha la maglietta, il cappellino e il cartone della pizza in mano. Ecco, li volevo anch'io, quei tre pezzi, cioè l'avrei voluta anche io. E pensavo me la desse, però in realtà no. Solamente per Taki, dal regalo, vabbè. Cioè, quindi se ti incontro, tu dai il vestito solo per Taki. Quindi posso anche non incontrarti. È carica, va bene, ho capito. Davvero, grazie mille. Non è tecnicamente per te, è più per Taki. È ancora meglio, glielo darò a nome tuo. Oh, non è il tuo autobus? Sì, ma come facevi a saperlo? Il tempo che mi ci volle per voltarmi era scomparso. Sono
Sono corsa alla fermata e sono salita rapidamente sull'autobus. Oh, ok. L'autobus si fermò nel centro della città. Sono scesa con un nodo allo stomaco. Devo sistemare anche questo, devo sistemare anche questo, va bene. Au. L'autobus si fermò nel centro della città. Sono scesa con un nodo allo stomaco. I 5 minuti che ho passato ad aspettare mi hanno solo resa più nervosa. Di che cosa ti preoccupi se sei stata raccomandata da tua madre? Cioè, abbiamo detto che Devon ti ha assunta dopo aver parlato con lui al telefono 10 minuti, giusto? Non me lo sto inventando. Ecco, quindi perché sei nervosa? Non ho capito. Cioè, tu sei assunta, tu stai andando lì per firmare il contratto, per fare un giro e firmare il contratto, ma lui ti ha assunta per telefono. Cioè, si stava parlando di questo prima, no? Vabbè. Forse non ho capito niente io. I 5 minuti che ho passato ad aspettare mi hanno solo resa più nervosa. Ho preferito scendere dall'autobus un po' presto per camminare e respirare un po'. Va bene, allora, dove devo? Sì, anche io faccio così. Cioè, per il nervosismo scendere una fermata prima e fare il pezzo a piedi. Sì, anche io farei così. Mod. Allora, dove devo? Ai, sono quasi caduta sul marciapiede quando qualcuno mi è corso addosso. Le traduzioni non sono delle migliori, comunque. Bonjour! Ehi, mi dispiace, non ti ho visto. Alto, muscoloso e con un sorriso affascinante. Pocahontas! Cammini, ma la strada è lunga, Pocahontas.
Però c'è il vento che di cose ne racconta. Sai che non puoi fermarti ancora, Pocahontas. Vorrei venire con te perché tu sei come me e nel tuo cuore palpita la libertà. Scusate, dovevo farlo. Non ho potuto trattenermi. Cammini, ma la strada è lunga, Pocahontas. Anche se lui corre, ma insomma. Immagino che molte ragazze sarebbero entusiaste di imbattersi in lui. Mi guardò per un istante. Chissà come ho fatto a non accorgermi di te in realtà. È davvero la tua migliore linea di pick-up? Non c'è problema, è lo stesso per me quando corro. Non è un grosso problema, succede. È davvero la tua migliore linea di attacco? Sì, la tua miglior frase. Ok. Allora, beh, io devo fare questa. Perché è positiva per lui, ma è quella che mi costa di più, ok. Vabbè, no, non c'è tanta differenza comunque. 49, 50, 51, 52. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Farà differenza quando ci saranno le cifre alte da 220 pa, immagino. Beh, io farei la rosa in realtà, però questa volta faccio la gialla che è positiva per lui, già che adesso costano poco le scelte, quindi approfitto per alzare il logometro con lui. E se è positiva per lui, appare il cuore, giusto? Invece se faccio la ribelle, per esempio, appare il cuore spezzato. Forse, mi sembra. Cioè, sarebbe l'equivalente dell'ovometro, praticamente. Non è un grosso problema, succede. Facciamo la gialla. Aspetta, così. Non c'è problema, è lo stesso per me quando corro. Ma quando mai? Ah, oh là là, ok. Mi perdo nei miei pensieri e dimentico tutto ciò che mi circonda. Esattamente, devo davvero stare attento, mi dispiace, va bene. Devo andare, ancora una volta mi dispiace, devo andarci anch'io, arriverò in ritardo al lavoro. Come ho detto, traduzioni sono un po' così. Un po' all'aria. Ah, ok, quindi se facevo la verde, antipatica, negativa, lui mi diceva no, intendevo. Cioè che lui sembrava che ci stava provando con me praticamente. E facendo la verde lui diceva una cosa tipo no, intendevo, non so come ho fatto a vederti visto che eri davanti a me, una cosa così mi sembra. Mi sembra che si salvava così, quindi non so se voleva davvero provarci con me o no, no, non penso, non lo so. Non lo so, ha un comportamento un po' sinuoso. Forse ci rivedremo, cercherò di non imbattermi in te. Con un gesto della mano si allontanò per continuare la sua corsa. Hai incontrato la tua prima cotta? Grazie per lo spoiler. Troverai informazioni su ogni cotta che incontri e le tue relazioni nel tuo biblioteca. Devo schiacciare qua. Avanti e indietro, perfetto. Andiamo a vedere cosa possiamo imparare su Roy. Ma devo veramente fare tutta sta roba? Va bene, va bene. Interessante, vero? Se non mi fai leggere, se ci sei tu davanti, voglio dire, nel senso. Interessante, vero? Non esitate a tornare qui quando vi incontrerete nuove cotte o per tenere d'occhio l'evoluzione delle tue relazioni. Sì. Ok.
Riparto a passo svelto. E in tutto questo non me l'ha fatto leggere la scheda di Roy, va bene. Interessante, vero? Non lo so, non vedo, ci sei tu davanti, non lo so. Ok, tutto normale. Riparto a passo svelto. Affrettati e mettiti al lavoro. Ma tutti avete fretta qui? Non lo so, ma allora? Non lo so, è la prima volta che gioco. Sono tutti... non lo so. Allora dai, vai, forza, su, ma... Oh, un attimo! Non so che cosa sto facendo, ma insomma... Non è modo. Quartiere dello shopping. Ok. Penso che sia così. Sì, Deven Mentiel. È qui, questo è il nome dell'azienda. Deven Mentiel, forse si pronuncia in tedesco, tipo. Tipo Deven von Mentiel, Deven Mentiel, non so, Deven Mentiel, no, non lo so. Non so come lo pronunciano i francesi, non mi ricordo nella beta come l'hanno chiamato. Deven Mentiel, forse, più francese, non lo so. Vabbè, comunque per me è Devon Emendal. Quindi Devon e Jason Mendal, non so, io ho in mente questa cosa qua. Cioè che prima erano insieme e poi Devon l'ha cacciato, non so, ho questa idea. Questo è il nome dell'azienda. Mi sono avvicinata per aprire la porta, non si mosse. Ho premuto il pulsante del campanello e ho aspettato. Passò un minuto, nessuna risposta. Ho telefonato di nuovo. È il giorno giusto, il momento giusto, so di non sbagliarmi. Ci ha fatto venire qui un mese prima? Eh? Giova? Ci ha fatto venire qui un mese prima? Ci ha fatto venire giù un mese prima? Vabbè, scusate, niente, non ce la faccio. Siamo al 21 ottobre. Il teatro apre il 21 novembre. Ci ha fatto venire giù un mese prima? Vabbè, niente. È il giorno giusto, è il momento giusto, so di non sbagliarmi. Magari è una citazione, chi lo sa. Ho aspettato un po'. No, perché è una cosa prettamente italiana, quindi no, non penso. Vabbè, comunque. Ho aspettato un po'. Ah, magari ci sono... C'è l'equivalente francese di Aldo Giovanni e Giacomo, chi lo sa. Ah, può darsi. Aldo francese. Ah, può essere, può essere. Come ci sono le battute con gli scozzesi che hanno una pronuncia diversa dai British, dai londinesi, eccetera, eccetera. Vabbè, ho aspettato un po', poi ho suonato il campanello una terza volta, solo per motivi di coscienza. Traduzioni così. Rimasi lì per un momento, fissando la porta, come se stesse per succedere qualcosa. Ehi, posso aiutarti? Spaventata, sobbalzai e mi voltai. Bonjour! Lady, vero? Mi guardò, le braccia penzoloni lungo i fianchi, un'espressione un po' infastidita sul viso, in attesa che rispondessi. Penso che sia la sua espressione normale. Ennui? Lui è Ennui. Quella che voi chiamate noia. Esatto, proprio lui. Non penso che abbia un'espressione infastidita, penso che sia la sua espressione e basta, nella vita in generale. Sì, sono io, dovrei iniziare oggi. Ha le braccia nella stessa posizione di Lisandro, quindi chissà se sarà veramente come lui. E lui e la dolcetta hanno i capelli identici. Oh mio Dio, come gli è saltato in mente. Vabbè, fa niente. C'è già troppo disagio qua, in questo episodio. Sono Thomas, mi occuperò dei dettagli amministrativi per la tua posizione. Crea il tuo badge in modo da non dover suonare il campanello, tutto questo. E a quanto pare si può fare solo alle prime luci dell'alba, quindi eccomi qui. Sembra infastidito dal fatto di essersi dovuto alzare così presto. Mood. Ok. Quindi quando attacchi a lavorare? Al pomeriggio? Lavori solo il pomeriggio? Non so, forse inizia alle 10.
Inizia alle 10, poi alle 11 pausa pranzo. È così. Non sarà l'alba ancora per molto, non dovremmo indugiare. Ed è per questo che sei in ritardo? Non sei una persona mattiniera, nemmeno io. Penso che devo assecondarlo. Quella di mezzo è neutra, la prima è negativa. Lui è l'opposto dell'energy. Sapevo che non avrei mai dato risposte energy, a parte per Roy. Non dovremmo indugiare. Ma quando mai? Prendiamoci con calma, prendiamocela con calma. È da 15 minuti che lo sto dicendo, che tutti hanno fretta qui. Sì, penso che quella di mezzo sia negativa e questa qua positiva per lui. Non sei una persona mattiniera? Nemmeno io. Positiva. Ah, c'era il più proprio. Ok. Per darmi l'indicazione. Ok, quindi non c'è il lovometro, ma c'è il più, il meno. Ok. Almeno più di me, a quanto pare. Vidi l'accenno di un sorriso illuminargli il viso. Non preoccuparti, non dovrebbe volerci molto. Ho già preparato alcune cose, seguimi. Asha, seguimi. I desideri di Rosas. Senza darmi il tempo di chiedergli cosa volesse dire, aprì la porta. Tutti che hanno fretta qua. Ok. Segui Thomas nell'ufficio di Devon Mentiel. Ok, ho scoperto l'open space mentre mi guidava verso la scrivania più neutra della stanza. Ok, meno male che ho tolto l'effetto sfocato, mi ripeto. Boh, non lo so, io ho tolto tutto il possibile. Però no, la mia scrivania è qui. Nessuna decorazione, tranne una piccola statuetta, niente era fuori posto. Puoi sederti, non ci vorrà molto. Prese una sedia accanto alla sua scrivania e io mi sedetti. Così, di solito cosa fai qui? Intendi oltre ad accogliere le nuove reclute? Non so dire se sta scherzando. Sì, il tuo lavoro su base giornaliera. Sono il responsabile IT e EvDev. Technologies. Gestisco i computer e le attività legate alle nuove tecnologie, per dirla semplicemente. Oh, stomaco che brontola, scusate. I computer e le attività legate alle nuove tecnologie, per dirla semplicemente. Aprì un cassetto e tiro fuori una cartella, sospirando apparentemente. Scusate per le traduzioni, sono un po'. Me. Forse era meglio tradurre dallo spagnolo o dal francese. Non saprei fare un paragone. Perché i tempi verbali sono diversi, non lo so, cioè io ho fatto il server americano perché ero abituata con New Era, no? Che mi hanno dato automaticamente il server americano e devo tradurre dall'inglese, quindi qui ho rifatto l'americano. Però non so, forse sarebbe stato meglio il francese o lo spagnolo, non lo so. Spero che stiate vedendo in tutto questo, spero che non sia tutto lento. Mi dispiace che tu debba fare tutto questo per me. Sono totalmente d'accordo, le scartoffie fanno schifo. È pazzesco, si potrebbe quasi credere che non ti piacciano le scartoffie. Battuta. Penso di doverlo sempre assecondare. Anche prima ho fatto la verde, giusto? Quindi anche adesso verde. No, prima ho fatto la rosa. Ok, quindi rosa verde sono le sue, ok. Non sei mattiniero nemmeno io. Io farei la rosa comunque, cioè la mia personalità è la personalità più adatta a me è la rosa, mi sa. Io la farei, mi dispiace che tu debba fare tutto questo per me. E dovrebbe essere positiva, però no, la positiva è la verde.
Sono totalmente d'accordo, le scartoffie fanno schifo. Più! È pazzesco quanto tempo si perda su questa roba. Sì, sono d'accordo. Oltre allo spreco di fogli, insomma, cioè meglio la roba digitale, non cartacea. Cioè, nel senso, non importa se ti piace oppure no. È più meglio mandare un'email nel telefono che spedire una lettera cartacea, no? Per la carta. Vabbè, sono entrata in modalità Nina, salviamo il pianeta. I bicchieri di carta al Cosy Beer. Chi si porta la propria tazza da casa riceve lo sconto. Dovremmo tutti avere delle smart card con tutte le nostre informazioni su di esse. Potresti scansionare la tua carta e bam, tutto verrebbe compilato automaticamente. Potrebbe essere utile, ma un po' inquietante. Se qualcuno te la ruba, sei fregato. C'è scritto tutto, la tua età, dove abiti, il lavoro che hai fatto prima, nanana, eccetera. Tirò fuori una penna dal cassetto, lanciandole un'occhiata pietosa. Ok, va bene, preferisci digitare, abbiamo capito. Ma allora non sei Lisandro, scusami. Lui usa la stilografica e la carta per scrivere. Ha pure il calamaio, cioè nel senso ha pure la scrivania, il clavicembalo, come si chiama. Oh mamma. Nel frattempo ci atterremo a questi metodi arcaici. Non so cos'altro dire. Che faccia. Presi la penna con un sorriso comprensivo. Ok, normalmente ho già quasi tutto compilato, devi solo controllare. Mi porse il fascicolo che aprì, un po' sorpresa. Tutte le informazioni che hai inserito erano corrette. Posso chiederti da dove hai preso tutte queste informazioni? Non vedo come potrei fermarti. Pensavo che avrebbe detto di più, ma no. Come hai ottenuto tutte queste informazioni? Posso farti una domanda? L'hai appena fatta? Ok, posso fartene un'altra? L'hai appena fatta? Così, lui è così. Adoro. Sherlock. Mamma mia. Sarà divertente. Non vedo come potrei fermarti. Devo mi ha dato il tuo nome e l'ho inserito in un motore di ricerca. CSI. Così, lui è così. La maggior parte delle persone non si rende conto di quante informazioni ha reso pubbliche. Immagino di essere una di quelle persone. Tiro fuori dal cassetto una carta plastificata e me la porse. Qui, questo è il tuo badge per aprire la porta dell'edificio quando gli uffici sono aperti. Ho preso il distintivo, è completo, c'è anche una mia foto. Excuse me? Una foto che i recensori indulgenti potrebbero definire poco lusinghiera. Avevo gli occhi quasi chiusi. Non guardavo la telecamera, la fotocamera. Avevo la bocca aperta perché parlavo. Ho portato una fototessera come Devon mi ha detto di fare. Non era necessaria. Allora mettetevi d'accordo, cioè nel senso, comunicate tra di voi. Poiché tutte le tue pagine di social network sono impostate su pubbliche, è stato facile trovare una tua foto. E perché hai scelto proprio questa? La qualità è buona e sei rivolta in avanti. Bene, forse avresti potuto chiedermi la mia opinione prima? Ok, ma rifaremo il badge con la foto che ho portato. A dire il vero è piuttosto divertente, penso che mi ci abituerò. Allora, la gialla è positiva. Ma io faccio la rosa, non ce la posso fare. Cioè, non mi piace per niente questa cosa. Cioè, la verde è negativa, ma rifaremo il beige con la foto che ho portato e lui non vuole. Quindi forse questa scelta c'entra qualcosa. Cioè, la tiene in considerazione. Cioè, tipo, se faccio la verde, lui fa il beige con la foto che io ho portato. Se faccio la rosa o faccio la gialla, teniamo la foto che lui ha preso. Quindi forse magari questo cambia nella storia, cioè lo tiene in considerazione.
Non lo so, mi viene tipo in mente il liceo, appunto, la fototessera, no? Che lei va a fare la fototessera, ta-ta-ta-ta. Non lo so. Io faccio la rosa, anche se è neutra. Bene, forse avresti potuto chiedermi la mia opinione prima? Guarda come alza le spalle! Thomas si strinse nelle spalle mentre faceva una smorfia. Ah, ok, tu relazioni umane, zero, ok. Hai convalidato la tua foto pubblicandola, vero? Dal momento in cui lo pubblichi pubblicamente è perché ti si addice. Ebbene, il contesto ha un ruolo da giocare in tutto questo. Non l'ho postata per motivi professionali. Ma non preoccuparti, se va bene a voi, va bene anche a me. Non mi piace che hai vinto questa manche. Però ha ragione. Cioè, nel senso, nel momento in cui la pubblichi vuol dire che vuoi farla vedere a tutti. Cioè, nel senso, non ho preso dei dati privati da te. E da questo punto di vista ha ragione, però. Cioè, non lo so. Ci si mette 40 minuti a fare le fototessere di solito, no? Perché prima esci male, poi esci così. Cioè, Devon mi ha detto di fare questo lavoro, io l'ho fatto e adesso non. Già, ho fatto tutto questo per niente, vabbè. Ma non preoccupatevi, se va bene a voi va bene anche a me. In realtà non capisco cosa non ti piaccia di questa foto. Non vedi cosa potrebbe essere imbarazzante? È una tua foto, sei riconoscibile e sei bellissima, no? Stai cercando di addolcire la pillola con l'adulazione? In questo caso non proprio, no? Davvero lo pensi? Facciamo la civetta? Facciamo la terza? Ok, sì, e lui mi risponde: la tua fisionomia e hai un viso simmetrico, asimmetrico, non so come si dice. Asimmetrico, simmetrico. Stai cercando di addolcire la pillola con l'adulazione. Farei anche la prima, ma non mi porta niente. Cioè, non penso che intenda questo. Non so. In questo caso no, proprio no. No, questa no. La prima o l'ultima? Stai cercando di addolcire la pillola con l'adulazione? La farei, ma non penso. Cioè, lui dà risposte sempre razionali, quindi no, non è da lui. Cioè, fare il ruffiano. Allora, sto vedendo qui, se rispondevo energico, in realtà è piuttosto divertente, penso che mi abituerò, era positiva. Lui risponde, uff, meglio così perché non avevo molta voglia di rifarlo. Vabbè, antipatico, come ho detto. Sono tutte e tre neutre, sto vedendo qui, per sicurezza. Ah, quindi non mi cambia niente, mi cambia solo il dialogo. Sta cercando di addolcire la pillola con l'adulazione, non mi ricordo che cosa risponde. Dalla beta, non mi ricordo proprio. Ma non è da lui. Davvero la pensi così? E lui mi risponde, sì, hai un
hai un viso simmetrico, gli occhi grandi, ta 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 ta. Oggettivamente il tuo è un bel viso. Cioè lui risponde, risponde così. Però farei la prima, stai cercando di addolcire la pillola con la dolazione. Forse faccio questa magari, non lo so. Con la dolazione, vabbè, niente, facciamo questa, basta. A dire il vero, non so se stia scherzando, se mi stia prendendo in giro o se stia solo cercando di essere gentile. Sì, difficile che traspariscano dei sentimenti dal suo viso. È un'osservazione. Hai lineamenti simmetrici, i tuoi occhi sono piuttosto grandi e i tuoi denti sono ben allineati. Si tratta di parametri generalmente associati alla bellezza. Se fosse un complimento, sarebbe sicuramente il meno toccante di tutti quelli che ho sentito in vita mia. Ma non credo nemmeno che sia questo il caso. No. Hai una grande fortuna personale o provieni da una famiglia benestante? Ho fatto una pausa, quindi abbiamo cambiato argomento. Non ho una fortuna personale. Cosa te lo fa dire? Il modo in cui parli, il modo in cui ti muovi. Le foto che ho visto di te, ovviamente. Sei stata in diversi paesi negli ultimi anni, hai studiato in una scuola privata. C'ha la mami con i soldi. Raccomandata di merda. No, scherzo, scherzo. Come la dolcetta più che altro. Lì all'università. Che Yoon ha buttato via tutti i curriculum per far assumere lei non so che cosa. Boh. Io non lo so. E soprattutto il nome di tua madre. Ecco, appunto. Cioè, qui siamo a livello dei Malfoy. Praticamente. Cioè, è così, è così. È un architetto la cui popolarità è esplosa negli ultimi anni, a quanto pare. Sì, perché lei ha divorziato solo negli ultimi anni. Cioè, è dopo che lei ha divorziato che si è ripresa la sua vita, ecco. Ora è molto richiesta e essere un architetto è tra le professioni più pagate, quindi tutto sommato è una deduzione abbastanza logica. Aggrottaglia sopracciglia, lui inquietante. Sai chi è veramente inquietante? Devon. Te lo dico io. Sì, mia madre è un architetto ed è abbastanza conosciuta nel settore. Vorrei che tenessi per te i tuoi commenti. È mia madre che è ricca, non io. Quella di mezzo è negativa, dovrebbe essere. Sì, infatti lui fa una faccia tipo come se non se lo aspettasse che io reagissi così. Sì, lui non si rende conto di quello che dice, come Sherlock, appunto. Si prende il suo tempo, ma faccia in fretta. Mi ricordo che dice cose così. Quando gli ospiti vanno lì a casa sua per raccontargli le cose. So che è sotto shock. Si prenda il tempo di cui ha bisogno, ma si sbrighi. Così, esatto. Thomas è così, non si rende conto di quello che dice. Quindi quella di mezzo no. Io farei l'ultima. È mia madre che è ricca, non io. Cioè, punto. Ah, 40-40-40. Ah, boh, non mi devo preoccupare. Però faccio questa. Perché tanto poi lei lo dice comunque, è lei che è ricca, non io. Quindi lo dice comunque, quindi questa. Sì, mia madre è un architetto ed è abbastanza conosciuta nel settore. E non è il momento. Ma quella di mezzo è negativa nonostante costi 40, non lo so, non lo so.
Facciamo questa, sì. Poi lui. Lei dovrebbe dire comunque la frase sotto. Se faccio la prima, lei dovrebbe dice comunque la frase sotto, dovrebbe essere. Sì, mia madre è un architetto ed è abbastanza conosciuta nel settore. Lo so. Ho visto alcuni dei suoi lavori mentre cercavo informazioni. Mi piace. Soprattutto il teatro che ha progettato a Vancouver. Più che l'edificio di Parigi, un po' convenzionale. Sì, ed è vero che si guadagna da vivere abbastanza bene, ma non io, non ancora. In ogni caso, puoi parlare con Amanda di tutto questo. Anche lei è super ricca e non lo nasconde per niente. In ogni caso ve lo facevo notare di sfuggita, ma tutti qui lo sanno già. E a nessuno importa, ricco o povero, basta che si lavori bene. Amanda lo manifesta con la spocchiosità o con il fatto che porta gioielli d'oro? Non lo so, penso intenda con il carattere. Devo non è proprio uno che giudica le persone in base a questo tipo di parametri. E come mai mi ha assunta? Cioè, non mi ha assunta perché sa di chi sono figlia? E dopo la docetta gli dice. Cioè, dopo Devon dice. Se conosci bene tua madre, sai che non le si può dire di no. Ecco, e la docetta gli dice: ah, ecco, come al solito ha fatto tutto mia madre, allora se è così, preferisco cercare un altro lavoro. Oppure gli risponde: beh, sarebbe stata capace di comprare l'intera azienda di Devon & Mantell se non mi avessi assunta. Qualcosa così. Cioè, quindi Devon l'ha assunta perché è figlia di. Cosa vuol dire che non guarda queste cose? Non guarda questo tipo di parametri? Non è vero. Non guarda quanti soldi hai. Non lo so, sono confusa. Cioè, la madre l'ha raccomandata. Loro sono stati 10 minuti al telefono e lui l'ha assunta per telefono. L'ha assunta perché sa di chi è figlia. Cioè, lui deve trovare subito, immediatamente, una sostituta per Danica. Quindi lui è disperato perché sta cercando qualcuno subito. E ok, però mi ha assunta, con me va sul sicuro perché sa di chi sono figlia. Comunque, no? Cioè, Zara raccomanda sua figlia, quindi lui mi assume subito perché sa che sono una persona affidabile. Tipo, no? Non lo so. Mia madre è una persona potente, non lo so, sono confusa. Devo non è proprio uno che giudica le persone in base a questo tipo di parametri. Per curiosità, in base a quali parametri li giudica? Direi che è piuttosto istintivo. Finché funziona per lui, non ha un vero motivo per cambiare il suo metodo. Thomas guarda l'orologio, poi lo schermo del computer. Ok, quindi gli altri dovrebbero arrivare presto. Mi guardò sopra lo schermo ed esitò un attimo. Ah, ok, quindi siamo qui prestissimo, ok. E gli altri arrivano dopo? Sì, quindi alle 10, ok. Alle 11 pausa, pausetta, tac, e alle 12 pranzo, fantastico. Partita a padel alle 2, così, per rilassarsi nella stanza verde. Mi guardò sopra lo schermo ed esitò un attimo. A meno che avevi bisogno di qualcos'altro, pensavo che mi avresti dato un po' viaggio. Strizzò gli occhi, lo sentì sospirare di nuovo. Le scelte critiche sono l'ultimo tipo di scelta, li riconoscerete grazie alla loro piccola icona rossa. Le scelte critiche sono le più importanti, generalmente hanno un impatto molto forte sulle tue affinità con i diversi personaggi. Influenzano notevolmente il percorso della tua storia e possono persino sbloccare regali o illustrazioni. Regali? Aspe, aspe.
Generalmente hanno un impatto molto forte sulle tue affinità con i diversi personaggi, ma nel senso che hanno un forte impatto con il logometro? Nel senso che se sbaglio questa risposta mi cala meno 10? In questo senso? Boh, l'affinità, vabbè, influenzano notevolmente il percorso della tua storia e possono persino sbloccare l'illustrazione, sì. E c'è una buona notizia, la maggior parte delle scelte critiche sono anche associate a una personalità. Più una scelta è vicina alla tua personalità, meno costerà in PA. Sì, ma se io faccio la rosa, nel mio caso, guarda le cifre! Ok, sì, c'è la differenza, c'è differenza, ok. Ok. Sì, ma se io faccio la scelta, la rosa, nel mio caso, sbaglio e non ottengo l'illustrazione. Cioè, cosa vuol dire? Che bel vantaggio! Più una scelta è nella tua, vicino alla tua personalità, più la paghi di meno. E quindi io devo dare la risposta verde adesso. Cioè, boh, non lo so, non lo so. Continua la tua storia scegliendo quello che vuoi e vedi cosa succede. Sì, così sbaglio e devo fare il replay. Guarda, Taki, guarda. Forse potresti portarmi in giro. Sì, ma non sono un cane. Le traduzioni, per favore. Non ti preoccupare, posso fare un piccolo tour da sola per trovarmi? Speravo che mi avresti presentato a tutti. E lui risponde una cosa tipo... L'ufficio non è molto grande, non c'è il rischio di perderti. E io gli rispondo, visto che non è troppo grande l'ufficio, vuol dire che ci metteremo poco a fare il tour. Ci metterei poco a farmi fare il tour. Tipo, no? E lui è scocciato, va bene. Quindi devo fare la verde. Ma la rosa e la... Gialla sono uguali, vabbè, la gialla è un po' più ottimista. Forse potresti portarmi in giro? Speravo che mi avresti presentato a tutti. Non ti preoccupare, posso fare un piccolo tour da sola per trovarmi? Fece un piccolo sorriso di sollievo. Certo, mettetevi comodi, ora avete il vostro badge. Bridgerton. Certo, mettetevi comoda, ora avete il vostro badge. L'ho ringraziato con un cenno del capo. E l'inchino, non ce lo metti? Tutto molto vittoriano comunque. Aspetta, invece ti offro un caffè di benvenuto se vuoi. Oh, mi piacerebbe. Ok. Non volevo davvero girovagare per l'ufficio da sola. Dai, la macchina del caffè è così. Ma prima ci fermiamo nell'area break. Si alzò dalla scrivania con l'ombra di un sorriso ancora sulle labbra. Oh cielo! Ci si mette poco a conquistare Thomas. Come a me. A me mi conquisti... Cioè, mi conquisti se mi dai una zolletta di zucchero. Io come i cavalli, uguale, come le capre, uguale. Mi alzai per seguirlo. Ok. Ah, ok, allora quindi adesso ci perdiamo. Quindi, se noi andiamo nell'ufficio di Devon, incontriamo Devon. Nelle altalene, vediamo la sala delle altalene. Se andiamo in mensa. Non lo so, aspetta, ma devo incontrare Devon adesso o dopo? Che differenza fa? Non lo so. Allora, sala delle altalene.
Ufficio di Devon, ok. La sala verde, area pausa, quartiere dello shopping, ah, quella è l'uscita, questa è la caffetteria. Ah, questa è la caffetteria, questa è l'area pausa. Ok, vabbè, andiamo qua. Ah, ok, no, devo andare prima nell'area relax. Ok. Non so se andare prima da Devon, però. Cosa succede? Niente, non lo so. Se andiamo qua, non succede niente, immagino. Non si incontra nessuno. No, infatti. Quindi se vado da Devon non succede niente, non lo so. Non lo so se andare adesso o andare dopo. Fatemi pensare. Allora dopo Thomas mi dirà. Andiamo a presentarti a Devon, devi presentarti a Devon. Ma se vado adesso, mi presento adesso, non lo so, io provo. Ah, non succede niente, no, niente, ok, perfetto. Ah, devo proprio andare nella stanza verde, dove mi dice lui, ok. Vabbè, quella è l'uscita. Ok. Oh, questo posto è fantastico. Preferivo una stanza blu, sinceramente, ma vabbè. Sì, la maggior parte delle persone lo dice. Ma vi mostrerò qualcos'altro che è davvero figo. È nella caffetteria. Ho seguito di nuovo Thomas nell'area successiva. Ah, ok, ma io pensavo che incontravamo adesso Elenda e Brun nella sala relax prima di andare qua. Pensavo che adesso perdevamo tempo con loro, per questo non capivo se dovevo incontrare loro due o se dovevo incontrare prima Devon, ho capito. E no, invece c'erano tutte le stanze vuote, quindi niente. Ok, ho capito adesso il senso. Pensavo che faceva differenza se incontravo Devon adesso oppure Devon dopo. Però in effetti non c'è ancora nessuno, quindi lui ci offre un caffè adesso perché non c'è ancora nessuno. Che cosa vorresti? Bene, cosa vorresti tu? Fammi vedere cosa c'è. Niente, sto bene. Niente, sto bene, grazie. Questa qua? Ah, scelta critica. Tu che cosa vorresti? Penso che sia sbagliata perché lui non prende niente. Sto bene così, fammi vedere cosa c'è. Non aspettatevi nulla di esotico o innovativo. No, lo so, è per vedere cosa mi tenta. Ho dato una rapida occhiata a ciò che la macchina aveva da offrire. Una cioccolata calda, se è buona. Un caffè sarebbe fantastico. Una zuppa di pomodoro sembra confortante. Io penso che con tutte e tre ottengo l'illustrazione, ma non ha molto senso perché lui mi dà una tazza di caffè, quindi o è la cioccolata o è il caffè, non può essere una zuppa. Cioè mi dai la zuppa nel bicchiere del caffè? Non so, strano.
Io dico la cioccolata perché lui nel crossover, quando la dolcetta gli ha detto vuoi un caffè anche tu, Thomas? Lui ha risposto una cioccolata meglio. Quindi io faccio la cioccolata. Una cioccolata calda se è buona. Una zuppa di pomodoro penso che sia un riferimento a Castiel, forse, tipo. Non lo so, cioè il fatto che lui è vestito di rosso, non lo so, un po' così, un po' parodica come cosa. Ma c'è Castiel che aveva una t-shirt con sopra disegnato il pomodoro e c'era scritto una cosa tipo vuoi ketchup con me? Can you catch up with me? Una cosa. Do you catch up with me? Una cosa del genere. Volevo pâté avec moi, insomma, una cosa così. Cioè, quindi lo prendevano in giro, cioè il gioco lo prendeva in giro. Cioè, lui che ha i capelli rossi ha chiamato pomodoro, aveva la t-shirt con il pomodoro. Ecco, qui forse una zuppa di pomodoro l'hanno fatto apposta, non lo so. Comunque una cioccolata calda se è buona per il crossover. Lo è, buona scelta. Sì, ma mi avrebbe detto buona scelta anche se avessi scelto il caffè. Non si può davvero sbagliare scegliendo il cioccolato, giusto. Il caffè mi avrebbe reso più nervosa. Thomas annuì mentre tirava fuori il telefono dalla tasca. L'ha toccato un paio di volte e la macchina ha iniziato a funzionare. Mi lanciò un'occhiata orgogliosa mentre afferrava la tazza e me la porgeva. Ecco qua, una cioccolata calda, deliziosa e gratuita. Grazie mille. Allungai la mano per prenderlo. Quando ho preso la tazza, le mie dita si sono posate contro le sue. Animazione che mi farà bloccare tutto, spero di no, ti prego. Ah no, ok, effettivamente è una tazza, può esserci dentro anche della zuppa, in effetti. Felicitazioni, hai ottenuto la tua prima illustrazione. Tutte le tue illustrazioni sbloccate sono visibili in qualsiasi momento nella tua biblioteca. Se in futuro ti perderai un'illustrazione, non preoccuparti, ti dirà un messaggio quali requisiti non hai soddisfatto. In questo modo puoi fare meglio quando riproduci l'episodio. Io non perderò illustrazioni perché io sono una pro. Non diciamolo ad alta voce, per favore. Oppure puoi direttamente aprire l'illustrazione utilizzando le tue gemme o i tuoi cuori. Sì, che sono già pochi. Non posso usare 500 cuori per l'illustrazione. Ok, bella l'animazione, carina, però è troppo pesante per me. Mi sa. I capelli sono uguali ai suoi, cioè io non immagino le giocatrici che hanno i capelli, hanno messo i capelli arancioni, cioè sembrano imparentati, guardateli qua, hanno i capelli uguali, uguali, cioè non lo so veramente, non so cosa ti è saltato in mente, vabbè, sarò solo io. Sembrano. Sì, lui Kaito, lei Gaito, cioè lui rosso, lei blu, squadra blu, squadra rossa. I celestini, non lo so. Ma i capelli sono identici, ma anche la riga. Lei ha questo ciuffo davanti, anche lui ha il ciuffo davanti, dall'altra parte. Mamma mia, mamma mia. Non lo so. I capelli arancioni. E se metti la pelle più chiara con le lentiggini sul naso siete uguali. Cioè, sembrano fratelli, sembrano imparentati, di come Ambra e Nathaniel.
Mamma mia, ho sentito commenti tipo, non so se l'ho già detto prima, forse l'ho tagliato. Ho letto dei commenti tipo, no, io non riuscirei mai a stare con Thomas perché l'ho visto al liceo, l'ho visto crescere, cioè l'ho visto da piccolo, quindi non riuscirei a stare con lui adesso che è adulto. È inquietante, e no, non è questo che è inquietante, questo è inquietante veramente. Cioè il fatto che la dolcetta, la fidanzata e lui sono identici. Mamma mia. Sembrano imparentati con... Il taglio di capelli è uguale. Boh, io non lo so. Costava tanto fare dei capelli lunghi mossi? Penso di no. Non lo so, non ho capito perché ci hanno dato un solo tipo di capelli, ma vabbè. Andiamo, proseguiamo. Eh sì, ha lo stesso taglio proprio. La riga da una parte, lei ce l'ha dall'altra. Oh mon Dio. E le onde, l'onda sul viso. Oh mio Dio. Magari in realtà sono imparentati questi due, si scopre alla fine della storia, tipo Vampire Knight. Cioè, lei si innamora di lui, ma non sa che lui è suo fratello e poi scopre, cioè, lui le fa bere il suo sangue, poi beve il sangue di lei e lei si ricorda che lui è suo fratello. Non lo so, può essere. È quello che io pensavo che sarebbe successo con Belliat. No? Cioè, io pensavo che Eloise, la protagonista, e Belliat erano fratelli perché avevano lo stesso colore di capelli. Anche Eloise ce li aveva viola. Ecco, quindi pensavo che lei si innamorava di Belliat nella sua Ruth, però poi scopriva che in realtà lui era suo fratello. Cioè, no, non lo so. I suoi occhi incontrarono i miei, prima di distogliere immediatamente lo sguardo. Questa è una scena speciale, sono così eccitato per te. Le scene speciali sono spesso associate a illustrazioni, sono scene con più romanticismo e più dettagli rispetto allo scenario di base. Puoi sbloccarle usando le tue gemme. Per il tuo primo episodio scopri le scene speciali a prezzo ridotto. Tutte le scene speciali sbloccate sono disponibili nella tua libreria e si può replay loro quando vuoi gratis. Ah, e si può fare un replay si può rivedere la scena speciale quando vuoi gratis. Ok. Con le scene speciali goditi un momento di intimità prolungato con la tua cotta e riproducile tramite la tua libreria. I dialoghi delle scene speciali non usano pa. Ah, ecco perché 120 pa, 120 gemme. Ho capito, però le gemme me ne dai solo 60 al mese e le scene speciali costano 120 gemme. Facciamo noi il calcolo. Cioè io devo, ho bisogno di 2 mesi per arrivare a 120 gemme. Le gemme si possono ricevere con i minigiochi? No, non penso. Se partecipo alle sfilate, però. Cioè, se vinco le sfilate, oppure se voto l'outfit che voglio che vinca. Tipo, ho letto una cosa così. Vabbè, ma me ne darà comunque poche. E ogni quanto si può votare? C'è una sfilata una volta a settimana, quindi mi dà 2 diamanti, 2 gemme alla settimana. Cioè, comunque è poco. Io penso. Al posto di 60 gemme al mese, me ne dà 70. Quindi non è comunque abbastanza per arrivare a 120. Cioè, devo comunque aspettare 2 mesi di accumulo gemme. Boh, non lo so. Comunque sì. Riproduci la scena speciale. Si bloccò per un momento fissando il pavimento. Poi si voltò verso la tazza che entrambi avevamo ancora in mano. Arrossì anche se leggermente, poi aggrottò le sopracciglia. Ti
Ammetto che lo fa sembrare un po' carino. La piccola ruga in mezzo alla fronte che diventa visibile. Non sembra turbato, più come se stesse pensando. Guardò le nostre mani. I suoi occhi si spostarono rapidamente da destra a sinistra. Non voglio metterlo a disagio guardandolo. Ma devo ammettere che l'occasione si presta bene per fare proprio questo. Non me ne ero accorta prima, ma è piuttosto bello, eh sì, è molto principe lui. Bisogna vedere se lo è anche caratterialmente o se è scatenato. Perché lui è tutto calmo, è molto delicato, sembra quasi un elfo a vederlo così, no? Sembra molto delicato, molto esile, però intanto il suo hobby è la moto, no? E penso che gli piacciono anche le montagne russe, a differenza di Castiel all'università. Penso che gli piaccia anche l'ottovolante, cioè gli piace provare emozioni forti, la velocità, eccetera, eccetera. La vida loca, ok? E quindi non lo so se magari nella relazione è un po' scatenato, in intimità è un po' il lens della situazione, insomma, ecco. Non lo so, magari ha delle voglie particolari come Armin, per esempio, no? Non lo so, bisogna vedere, bisogna vedere. Bisogna vedere se è lui Lisandro, oppure no. Ma è piuttosto bello, eh sì. I suoi riccioli rossi che gli cadono davanti al viso. E i suoi occhi che sono a metà strada tra un blu intenso e un turchese. Ah, turchese Lisandro. Ma cosa sto pensando? Sono venuta qui per lavorare, non certo per altro. Parla per te. Devo controllarmi e assolutamente non lasciare che la mia mente vaghi in pensieri del genere. Non voglio fare gli stessi errori. Sì, ma lui non è il tuo capo, vabbè. Noi due eravamo in silenzio e non ci eravamo mossi per almeno 5 secondi. La situazione diventerà imbarazzante da un momento all'altro. Mi schiarì la gola per attirare la sua attenzione. Va tutto bene, Thomas? Mi guardò di nuovo negli occhi. I suoi occhi sono così azzurri. Sono verdi o azzurri? Devo davvero smetterla. Va tutto bene. Lasciò andare la tazza schiarendosi la gola per ricomporsi. Non è niente, è solo che non mi aspettavo che ci fosse contatto. Oh, scusa, scusate, non intendevo. Va bene, sorrisi a Thomas, che a sua volta sorrise a me. Scusate, messere. Grazie. Allora, hai un'app che controlla la macchina del caffè? Ah, è finita la scena speciale. Ah, ok. L'ho sviluppato in modo da non dover pagare per le bevande. L'app inganna la macchina facendogli credere che ho pagato e mi serve quello che chiedo. È intelligente e nessuno ha problemi con questo? No, in realtà, dopo aver sviluppato l'app, Devon mi ha spiegato che tutto era già gratuito. C'è la cosa in cui metti il resto, ma è una struttura residua. Penso che lui stia dicendo che Devon ha un trucco delle monete, ma è una cosa, un trucco da prestigiatore, da prestidigitatore, non so come si dice. Aspe, aspe. Ha il trucco per mettere la moneta, ma è una struttura vestigiale. Questo è tradotto da un'altra lingua. Intende forse un metodo arcaico, ma è una struttura residua.
Ma è un metodo antico, non lo so, non so cosa intende. C'è la cosa in cui metti il resto, metti la moneta. Ma è, cioè, penso che intenda, c'è il trucco di mettere la moneta tipo a metà della fessura, no? Una cosa del genere, ma è un trucco da prestigiatore, ma è un trucco arcaico. Cioè, tu metti la moneta, ma non la lasci andare e quindi la macchina pensa che tu l'abbia messa dentro, ma in realtà ce l'hai in mano, non lo so. Cioè, che metti la moneta a metà della fessura, no? Una cosa così, non lo so. Non avevo mai pensato di provare a ordinare senza pagare. Di provare a ordinare senza pagare. Alla fine ho messo un bel po' di spiccioli. Dovrò provare a scaricare un corso di formazione sul lock picking. Non avevo mai pensato di provare a ordinare senza pagare. È perché ho un sacco di soldi in piccole monete e pochi spiccioli. Ho bisogno di scaricare un corso di formazione in grimaldelli, scassinaggio di serrature. Penso intenda questo. Lockpicking. Dovrò provare a scaricare un corso di formazione sullo scassinaggio. A meno che tu non ne sappia qualcosa, non posso dire di sì. No, altrimenti puoi sempre rompere la porta. Voglio dire, se a nessuno importa. Non è la soluzione più elegante e mi darebbe fastidio danneggiarla. Oh, ho dimenticato di mostrarti la tua scrivania, dai. Senza aspettare che rispondessi, si allontanò verso lo spiazzo. Lo seguì, curiosa di vedere la mia scrivania. Non ho capito niente di quello che intende. Quando ho creato l'app, Devon mi ha spiegato che è già tutto gratuito. Ha il trucco della moneta, ma è un trucco arcaico. Cioè, ho perso tante monetine perché ci ho provato anche io, lui, il Thomas stava intendendo. Ho perso tante monetine perché ci ho provato anche io, ma alla fine ho creato l'app. Al posto di usare il trucco della moneta, non lo so. Adesso devo provare un corso di scassinaggio per riprendermi le monetine, a meno che tu non ne conosca, non conosca qualcosa. No, potresti semplicemente rompere la porta, se a nessuno importa. Non vorrei rovinarla, non lo so, penso che fosse questo il discorso. Guarda il delfino qua dietro. Lo seguì, curiosa di vedere la mia scrivania. Eccolo, proprio di fronte al mio, dove eravamo prima. Puoi lasciare qui le tue cose e fare il tuo piccolo tour. Oh, Amanda è già qui, ti ho parlato di lei. Thomas indicò una giovane donna bionda seduta a una scrivania. Puoi presentarti se vuoi. Con un sorriso educato si sedette alla scrivania concentrandosi sullo schermo. Ah, mi abbandoni così? Ok. Mi avvicinai ad Amanda con passi immisurati. Ma Amanda non è qui, è qui! E questo è il posto di Amanda, qua, questo schermo qua. Ok, è lì che c'è il coniglio. Vedendomi si alzò e tese la mano sorridendo educatamente. Devi essere la nuova ragazza, sono Amanda della Vienne. Immagino che tu debba essere la vecchia? Sono Lady. Oh, sì, sono Lady. Ci abbracciamo? Le strinsi la mano sorridendo. Allora, l'ultima è positiva. Sarebbe un'occasione per fare quella che mi costa di meno, però no, faccio questa. Farei quella di mezzo. Sì, sono Lady. Ci abbracciamo? Perché è una battuta che dice Elenda dopo. Quando io vado nella stanza verde dopo a presentarmi a Elenda e Brun, Elenda dice questa frase: Ciao, sono Elenda. Vuoi due baci o tre? Così, no? Tutta entusiasta. Lei
Quindi io pensavo che fare la gialla qui sarebbe stato positivo per lei. Cioè, sarebbe stata una risposta positiva. Invece no, è negativa. E quindi devo fare la prima, che è neutra. Le strinsi la mano sorridendo, troppo banale. Immagino che tu debba essere la vecchia, sono Lady. Sono curiosa di questa risposta. Non lo so, boh, vorrei provare la gialla, ma sono già sicura che è negativa. Vorrei provarla per vedere come reagisce, perché questa è la stessa frase che dice Elenda. Dopo. Quindi magari Amanda mi dice qualcosa tipo, ah, oh mio Dio, sei uguale, sei entusiasta come Elenda. Tipo, no? Non lo so. Volevo provare. Eh no, invece è negativa. Facciamola neutra. Immagino che tu debba essere la vecchia. Sono Lady. Scioccata. First reaction, shock. Rimasi senza parole per un secondo, con la mano in aria. Ah, non le ho preso la mano. Prima di ritrovare rapidamente la calma. Mi occupo della contabilità e di tutto ciò che ha a che fare con la gestione globalmente parlando. Ah, ok, perché lei ha fatto tutta l'elegante e io invece ho fatto la ribelle. Ho fatto tipo Nana, l'anime di Nana. Tu devi essere la vecchia? Sono Amanda, sono Lady. Ah, è rimasta appesa, ho capito. Vabbè. Avrei dovuto fare la gialla allora. Mi occupo della contabilità e di tutto ciò che ha a che fare con la gestione, globalmente parlando. Mi occupo anche di eventi per clienti che riguardano l'arte o il lusso, come Ryan. Benissimo, ne so un po', forse possiamo lavorare insieme. Amanda mi guardò dall'alto in basso, poi in basso e in alto. Sì, forse potrei addestrarti. Vuoi darmi croccantini? In realtà comunque lo deciderà il capo.